Oh mio Dio! Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Io che ci giro le 6 del mattino. Noi, amore. Allora, 6:01. Viaggio di bordo. Com'è? Viaggio di bordo. Viaggio di bordo, no. Diario di bordo. Stiamo navigando per paesi sconosciuti. Nuove galassie e paesi sconosciuti. Questo è lo Stark Taris. Cos'è che è? Stark Taris. Che nuovo viaggio abbia inizio. Ah, e c'era lo zoom senza saperlo. Poi ti ho detto com'è vicino, Marco. Ho fatto lo zoom senza saperlo. Comunque, c'era lo zoom senza saperlo. Allora, 6:01. Noi stiamo andando a Grazzano Visconti. Questa è la quarta settimana. E ce ne mancano ancora. Quattro. Siamo al giro di boa. No, ce ne mancano 3. Questo è il giro di boa. No, prossima settimana giro di boa. Sì, no, questa facciamo, settimana giro di boa. Poi facciamo un giorno. E poi facciamo, sì, facciamo il trittico. Il trittico. Oh, mamma. 3 giorni al Condor. E niente, raga, oggi... arriveremo che dovrebbe piovere, però amore, qua non piove. Adesso dopo guardo il radar svizzero, che sai, senza il radar svizzero non ti puoi muovere di casa. Se non hai il radar non ti muovere. Stavo dicendo, adesso ci fermiamo a fare colazione perché ho bisogno assolutamente, e poi niente, abbiamo un'oretta di viaggio. Oggi cambiamo anche hotel. Oddio. Oggi cambiamo anche hotel perché B&B non aveva più posto, per cui andremo in un altro hotel, vedremo un altro hotel, tanto è solo per una notte. Amore, vai di qua te. Qua c'è il biglietto, non sono fermo. Ah, sì. Vabbè, dai. Non abbiamo fretta oggi. Va bene, dai, dopo. Ciao amore. Morghe. Ma perché parte con lo zoom già inserito? Non l'ho capita. Stavo dicendo che l'altra volta sono andata al Liber e ho visto fuori anche lì il raccoglitore delle bottiglie di plastica. Mi ha detto la ragazza. Ah, bravo, così portiamo le bottiglie di plastica. Mi faccio la ragazza fuori. Cosa serve? Non lo so. Come non lo so? Non lo so, non è neanche funziona. Però è una bella idea. Non so se vabbè, andiamo a fare colazione. Eccoci, amore. Hai preso, ho fatto la cannella oggi. Sì, senti l'odore della cannella. Natale, cappuccio cannella. Cappuccio regular, cappuccio piccolo e 2 vegane vuote. Amore, ma non si capisce bene quello zoom, ti dica la verità. Le impostazioni magari è automatico. Va bene, dai, tutte morghe. Ah, questa qui è la felpa del Grinch che hai preso da Primark. Sì, ciao, su, sì. Tiene caldo? Di brutto, infatti adesso per il viaggio la tolgo. Va bene, a dopo. Allora, siamo già venuti in hotel. Cos'è? Che c'è il hotel? Tutto è stadio. Tutto è stadio, siamo già venuti, abbiamo anticipato tutti i movimenti. Ah, siamo entrati di qua, stiamo uscendo di qua. Va bene. 206. 201 a 210. Eccoci. Dovete venirci a trovare, siamo a 200. Madonna, quante stanze. Quante stanze, ragazzi, che ci sono. Sì, ma non ho capito perché c'è lo zoom appena appiccio la videocamera qua. Ah, l'ultimo a fondo, vabbè, dai. Com'è la storia? E là. Guarda che bella. È bella grande, wow! Aspetta, poi devi tenerla inserita per la... Che bella! Non ricordo. Ammazza! Guarda che roba! Cosa? Benvenuti! Allora, 22 gradi in postale. Guarda che roba! Vabbè, bagno, c'è di tutto di più. Qua dietro c'è la doccia. Guarda che grossa che è la doccia! Bello, amore!
cuscino per il basso. Per te il mio doppio cuscino, ci sarà un altro cuscino da darmi? E vediamo, dai. Ma c'è anche il balcone? No, non ci credo. Se ha finestra. Vabbè. Bello, dai. Allora, salto temporalone, ragazzi, dobbiamo... Sta piovigginando, ma adesso smette, perché il radar svizzero dice che non piove. Niente, adesso finiamo di montare il tutto e a dopo. Eccoci, ciao Dani. Purtroppo abbiamo un po' di pioggia, un po' di vento stamattina. Noi siamo qua, resistiamo. Ciao, amore. Guarda, ragazzi, che vento che c'è. Disastro, oggi è disastro. Quello sì, noi siamo chiusi dentro. Dici che alle 2, il radar svizzero ha detto che alle 2 smette il vento. Ha già smesso di piovere. E vabbè, vediamo, dai. Amore, qualcosa da dire? Va bene, va bene. Il vento asciuga le gazzette, asciuga fuori tutto. No, preoccupati. Allora, eccoci. Ci abbiamo fatto. Bisogna scatole perché c'è sole e piove. Allora, amore, cosa ti sei preso te? Lì ciappa la pioggia e il sole. Io ho preso i pizzarei che sarebbero gnocchetti sardi con i fagioli, amore, la pancetta. Oggi voglio assaggiarli anch'io, Fagioli, pancetta, ragù e formaggio. Ci ho fatto di copertina, tira su col sto vento che c'è dietro, dai. Apri anche il mio. Ciao, addio. Mamma, ragazzi, oggi è proprio giornata da stare a casa. Ti dico che era giornata da stare a casa. Guarda, bella fumante, buttati. Ha detto una porzione abbondante per Marco. Buon appetito, amore. Buon appetito. Allora, salto temporalone, ragazzi, stiamo chiudendo. Vabbè, però volevo assaggiare. Siamo stanchi, fa freddissimo. Abbiamo lasciato tutto qui perché tanto domani si ricomincia un'altra giornata. Però domani non sarà come quella di oggi. Sarà molto meglio. Sarà molto meglio. Questa è la mia vicina, ora che belle candele che ha. Mamma, oggi è stata una giornataccia, ragazzi. Una giornataccia. Adesso vediamo se riusciamo a chiudere qua tutto così. Allora, sono qui nel parcheggio. Ma, boh, non riesco a capire bene questa, vabbè. Comunque, scusate se cerco ancora di capire qua come funziona cosa. Comunque sono qua nel parcheggio, sto aspettando Marco che arriva. Guarda la ruota panoramica che gira, spero che arrivi in freddo perché c'è un freddo assurdo. Da tutti i camper qua parcheggiati, dei mercatari e non. No, oggi è un freddo allucinante, veramente. Oggi è un freddo allucinante, non vedo l'ora di andarmi a riscaldare, ti dica la verità. Allora, eccoci, mamma, finalmente un po' di caldo. E siamo ancora qua. Mamma, oggi, ragazzi, oggi è stata pesante, Oggi pesante, oggi, amore, dai. Oggi è arrivato Jack Frost, ti pizzica il naso. Mamma mia, si sente un freddo, sente proprio aria di neve. Io ho mai sentito così freddo in queste ultime 3 settimane come oggi. Oggi è allucinante. Poi c'è stato il vento, la pioggia. Guarda, aspetta che metto il navigatore perché sennò ci perdiamo dei gas. Niente, dice Marco che non c'è bisogno del navigatore, che se la ricorda. Beh, effettivamente è tutta dritta la strada, per cui... Comunque ti stavo dicendo che io non vedo l'ora. Mamma, senti che bel caltuccio. Non vedo l'ora di arrivare in hotel a scaldarmi di brutto. Non so neanche se riuscirò a scaldarmi perché oggi è allucinante. Oggi è allucinante. Primo giorno. Amore, io di cantare ma sera zero. Conan. Conan. Sempre con te. Comunque stavo dicendo che adesso andiamo all'hotel. Stadio. Ci riscaldiamo per bene, è un bellissimo hotel, mi piace tanto. Ci siamo portati anche, dopo magari vedrete cosa ci siamo presi. Ieri sono fatto una scappata all'Iper a prendere 2 cose. Ho comprato anche queste cose qua perché stasera niente tagliatelle, perché non essendo al bed and breakfast di solito ci riscaldavamo le tagliatelle. Ma siccome siamo all'hotel abbiamo dovuto
dovuto fare in un'altra maniera per mangiare stasera. Comunque a noi va bene tutto, basta che ci riscaldiamo. Poi stasera c'è anche Grande Fratello, amore. Hai fortuna. C'è proprio fortuna. Ci vedremo solo l'inizio, magari, perché poi secondo me, amore, ci addormenteremo. Poi domani mattina ci abbiamo anche una bella colazione che ci aspetta. Domani colazione del campione. Domani colazione del campione, sentilo. Colazione di domani, se poi fino a mercoledì. E niente, comunque domani danno bello. Domani danno bello. Qua viene la Giovanna, giusto? Fiore e fiocchi, guardala. Dove? Ah, fiore e fiocchi là. Però scusami, il parcheggio, Marco, qui dov'è il parcheggio? Qua dove esce questa? Vabbè, qua dove esce questa va bene, può essere un no, perché è dei disabili, per cui non va bene. Qua a sinistra, davanti al negozio, qua lungo la strada, lì dentro. Ma dici? Ma non mi sembra che ci siano poi così tanti parcheggi, Ma questo ci vede che... Amore, sto facendo manovre in un altro senso. Stai tranquillo che non ti... sei tranquillo, poi ti viene addosso e tranquillo, mi la trovo. Comunque stavo dicendo che non è che mi sembra che ci siano poi così tanti parcheggi qua. No, un po' in fortuna. Magari tu arrivi, va via uno. Quello sì. E il nostro hotel invece è più avanti. Purtroppo il bed and breakfast era già piena. Cioè qua vedi, qua davanti qualcosa trovi, magari lì davanti. Qualcosa trova. Non so, arrivassimo noi adesso, ti cerchi un buco qua in giro. Qua anche, vero? No, qua davanti, ma quanti ce n'è qua? Sì, è vero. Cosa trovi, è vero. Vabbè, loro sono più vicini di noi, però vabbè, non importa. Noi un po' zingari, tre notti qua, la notte qua. Sì, prossima settimana andiamo ancora in un altro posto ancora. Noi settimana prossima hotel paura. Prossima settimana? Non è hotel, B&B. B&B prossima settimana, sì. Oggi andiamo in hotel. Prossima settimana abbiamo B&B. Però tutti stanno dicendo che prossima settimana il tempo è brutto. Adesso ho incontrato la Katia. Mi ha detto, Tamara, hai visto per prossima settimana? Faccio, ma mizzica, ma fate passare questa. Può sempre cambiare il tempo, se sai che il anche tempo... perché a me in settimana oggi mi dava bello. E invece poi ha piovuto. Per cui può cambiare, Cioè, a noi il tempo serve e tutti i mercatari che dicono che ci deve essere brutto tempo. Ma io non lo so, sembra che se la mandano da soli. Vabbè, comunque dai, a dopo che ci vediamo all'hotel e ci diamo la buonanotte. A proposito, prima che mi dimentico... Alla rotonda, prendi la seconda uscita su via Fratelli Solari. Scusate, navigatore. No, amore, dritto, no, devi andare qua. Sì. Stavo dicendo che salutiamo Trilli e il marito Maurizio. Maurizio. Ciao, grazie di essere passati. Allora, ciao mamma, guarda, io sono già sdraiata. Televisore, c'è il telegiornale, lì c'è i nostri giubbotti, il bagno... Qui c'è Marco col pigiama. Marco, saluta. Ciao. Siamo un po' stanchi. Marco è sempre col sorriso, però, dai. Questo è un bel hotel. È costato un pochino, però siamo belli al caldo. Ciao, mamma. Ci sentiamo domani. Ciao. Allora, eccoci. Marco col pigiamino con le pecorelle. Amore, guarda qua. Barbafis. Ci abbiamo il pigiamino, il telegiornale, io con il mio giochino immancabile di relax. Ragazzi, speriamo di avervi fatto compagnia anche oggi. Amore, certo. Spolliciate se vi è piaciuto il video. Scampanellate, no, com'è che è? Non mi ricordo neanche più. Spolliciate, condividete, ululate, scampanellate, fate come volete. Fate qualcosa voi. Ragazzi, io sono stanca morta. No, prego, Fede, ci sto io. E alla prossima, ciao. Ciao, amore.